Di nuovo buonasera a tutti. Allora, spero insomma di poter portare avanti questo seppur breve ma intenso appunto webinar, master, insomma incontro con voi. Ho pensato di iniziare con una parte piuttosto teorica ma breve e poi passare però a quella che di fatto poi è una certa operatività anche perché credo interessi un po' a tutti. Appunto, vedere un po' di strumenti pratici. Bene, non voglio perdermi ancora in chiacchiere, anche perché è più che sufficiente, insomma, la presentazione che ha fatto Greta, e quindi direi di partire con questo approccio al controllo di gestione. Allora, un attimo solo. Ecco qui. Allora. Scusate un attimo, cerco di far partire le slide, ma ops, sono uscite tutte quante. Vabbè, non ho capito per quale motivo, ma mi è venuto fuori un po' tutta la schermata. Beh, poco importa, non è un problema. Ah, ecco, sì, si è ripreso, insomma, forse anche un discorso legato alla trasmissione. Molte volte ho avuto di questi problemi. Bene. Cos'è il controllo di gestione? Semplicissima definizione, è un insieme di tecniche, leggo testualmente, e strumenti fondamentali per la pianificazione e il controllo dell'andamento aziendale. Allora, premetto, è un'accezione spesso un po' ampia, perché poi alla fine all'interno del controllo di gestione ci si mette un po' tutto, e secondo me spesso perdendo però quelli che proprio sono gli aspetti fondamentali. Allora, diciamo che spesso si immagina il controllo di gestione fatto di strumenti backward looking, sicuramente ci rientrano, e che sono un po' quegli strumenti che vanno ad analizzare, se vogliamo, l'analisi storica dell'azienda, un po' quella che è l'analisi di bilancio per indice e margini che molti di noi, conosciamo già. Poi ci sono gli strumenti forward looking, molto di moda di questo periodo, anche per motivi legislativi, e sono sostanzialmente il budget e business plan, budget, o comunque quegli strumenti che fanno, quegli strumenti previsionali che quindi cercano di interpretare un po' quello che può essere il futuro. Bene, sono strumenti sui quali poi di fatto si va ad edificare un po' il sistema di controllo di gestione. E con tutta una serie di evidenze, report, analisi più o meno approfondite e quant'altro. Spesso però mi rendo conto, e questo ci tengo a precisarlo, come tra il passato e il futuro manchi un po' un collante, cioè manchi quello che di fatto è uno strumento concomitante, cioè uno strumento che possa essere utilizzato o un insieme di strumenti che possano essere utilizzati giornalmente dai nostri imprenditori. Poi vedremo, fondamentalmente mi riferirò ai piccoli e micro imprenditori che sono quelli che di fatto ci interessano di più. Ecco, si cerca di prevedere il futuro, poi si analizza il passato, ma ahimè, la macchina del tempo per tornare indietro, appunto del tempo, andare a cambiare gli eventi non è stata ancora inventata. E il futuro spesso e volentieri diventa un po' il libro dei sogni. Quindi vedremo in questi tre incontri proprio in particolar modo che cosa intendo perlomeno io per collante tra passato e futuro, cioè quali sono quelle azioni che devono in un certo qual modo accompagnare l'andamento aziendale. Accompagnare la gestione aziendale. In un certo modo, ecco, come dire, coinvolgere l'imprenditore alla fine di poter portare la gestione aziendale dove realmente si vuole, del tipo appunto, ecco, verso un futuro che può essere agevolmente poi o più agevolmente per quello che poi di fatto, ecco, per la possibilità di utilizzare questa parola agevole. Appunto, ecco, agevolmente, come dire, proiettato. Bene, provo ancora a scendere giù, vediamo. Ah, ok, niente, non mi scende, non va giù con i tasti cursore, va bene, cerco di fare con il click del mouse.
Una parte di esso può essere immaginato come un simulatore di volo. Su questa definizione la tengo un attimino in stand-by, l'ho messa qui, ma voglio comunque mantenerla in stand-by. Bene, perché il controllo di gestione? Allora, perché è obbligatorio, articolo 2086 del Codice Civile, tant'è che già a maggio doveva esserci la seconda parte, l'introduzione di una seconda parte della legge sulla crisi d'impresa, la riforma sulla crisi d'impresa, e che andava appunto, e che andrà, anzi, perché è stato spostato a luglio. Il suo ingresso, speriamo non venga spostato ancora, andrà appunto a individuare quelli che sono i contorni degli assetti organizzativi adeguati. Tant'è che già per ovvi motivi è possibile appunto leggerla e se qualcuno di voi ha avuto modo avrà anche letto che oltre agli strumenti di budget, di tesoreria, del calcolo del DSCR e quant'altro, poi di fatto all'interno del perimetro è prevista quella che è la checklist, appunto individuata dalla composizione negoziata. Bene, perché ancora è importante il controllo di gestione? Perché anche le banche sono tenute a verificare alcuni particolari aspetti. Allora, la banca è tenuta a verificare gli adeguati assetti organizzativi, pena l'incauto affidamento del credito. C'è una sentenza, tra l'altro, della Corte di Cassazione del settembre scorso, che appunto parla di come la banca viene condannata in incauto affidamento appunto perché non ha verificato gli assetti adeguati da parte del cliente affidato. In alcuni casi addirittura anche per banca, rischia anche la bancarotta semplice, scusatemi. E poi perché è opportuno per tutte le imprese, anche piccole e micro. Bene, una volta si parlava di controllo di gestione per le grandi imprese, insomma, erano gli anni 60, 70, 80, impensabile immaginare di parlare di controllo di gestione rispetto a quelle che sono le piccole e micro imprese. Oggi che i margini di una volta, ecco, sono un vago ricordo. Diciamo come tutte le imprese, anche le piccole imprese o le piccolissime imprese, sono tenute, a parte tenute, ma anche è opportuno proprio impostare un sistema di programmazione e controllo, in quanto le turbolenze del mercato o comunque il mercato globale, se vogliamo in molti casi, o ancora i margini, come dicevo prima, risicatissimi su quelli che sono i prodotti, i servizi appunto realizzati o erogati, portano le imprese e gli imprenditori a volerne capire di più. L'imprenditore vuole, diciamo, ottimizzare quella che è la sua gestione, ottimizzare i suoi cicli produttivi, cercare di generare quel margine che manca o che spesso cronicamente manca, cercando anche di autofinanziarsi, perché non si può ricorrere al credito di terzi in continuazione, non si può ricorrere agli istituti di credito. Parte per i motivi che abbiamo appena visto, ma poi insomma, prima o poi ci sarà un collasso, cioè un'azienda che non produce, che non copre con i propri ricavi i costi, tutti i costi intendo, è un'azienda che per quanto possa poi essere finanziata, prima o poi non ce la farà più, cioè è come appunto mettere acqua in un colabrodo. Bene. Il controllo di gestione viaggia su rotaie, scusatemi, ecco, è un treno che viaggia su rotaie, ho sempre il problema della bara, quindi dovrò poi un po' spostarla a seconda delle esigenze. È un treno che viaggia su rotaie. Vediamo, la contabilità analitica è la prima rotaia, quindi non è sufficiente leggere un bilancio secondo la quarta direttiva, perché sappiamo un po' tutti come non ci dà quelle informazioni gestionali capaci appunto di darci tutta una serie di indicazioni. Ma soprattutto, e questo in pratica è un po' il binario che si tende a dimenticare, è la contabilità industriale, cioè a dire la creazione, adesso vedremo, della distinta base. Ecco, questi due binari, sostanzialmente su questi due binari si va ad edificare, tra virgolette, il treno che poi potrà appunto procedere. Vado ancora avanti. Allora, cosa c'entra un simulatore di volo con un treno? Poco fa vi ho detto, e parte del controllo di gestione è appunto un simulatore di volo. Quindi, perché un treno è un simulatore di volo? Spiegaci un po'. Allora,
In buona sostanza, il simulatore si riferisce alla contabilità industriale. Ora, la contabilità industriale è ciò che dovrebbe essere, quello che noi vorremmo che fosse nel momento in cui, appunto, poniamo in essere la produzione, qualsiasi tipo di produzione e o l'erogazione anche di un servizio. Quindi io, che poi tra l'altro è chiamata anche costi standard, adesso lo vedremo, avrò questa contabilità parallela e dal raffronto della contabilità industriale, quindi delle distinte basi, con la contabilità analitica e quindi la contabilità generale a tutti gli effetti, andrò a individuare quelli che sono gli scostamenti. Ecco, questi due aspetti sono un po' il collante tra il passato e il futuro di cui prima vi parlavo, cioè un po' il discorso legato al controllo concomitante. Cioè, io questa gestione devo poterla influenzare, devo poter indirizzare. Altrimenti è inutile che faccio previsioni e poi non so come raggiungere appunto quelle previsioni. Rimarranno lettera morta o comunque rimarranno dei numeri scritti così un po' a casaccio nella speranza poi che tutto si aggiusti, nella speranza poi che tutto magicamente ci possa portare verso quella direzione. No, bisogna orientare la gestione giorno per giorno e anche qui poi lungo questo master insomma ci arriveremo. Allora, la contabilità industriale COIN, tramite la distinta base, ci servirà per simulare la realtà, cioè a dire se io produco una penna, se io produco un pneumatico, se io produco una borsa o una scatola di biscotti, avrò la distinta base, cioè devo conoscere quello che è il costo di trasformazione del mio prodotto e se so che il costo è 10, poi di fatto devo avere 10, cioè nell'arco del mese dovrò verificare che il costo di trasformazione è realmente stato 10. Nel momento in cui è stato 11, dovrò indagare il motivo dello scostamento, in questo caso sfavorevole, e poi porvi rimedio, quindi risalire alle cause e porvi appunto rimedio. La realtà invece è rappresentata dalla contabilità analitica, quindi avrò un profitti e perdite fondamentalmente, che poi di fatto è proprio la realtà dell'impresa, al quale appunto andrò a confrontare quelli che sono gli schemi di contabilità industriale. Poi vedremo di fatto, a parte proprio le scritture di contabilità industriale, io opto per un sistema, una sorta di sistema duplice misto, con degli schemi, se vogliamo, extra contabili, che però portano alle stesse conclusioni. Bene, le eventuali differenze, l'ho già anticipato, fra la COAN, cioè contabilità analitica, e la COIN, contabilità industriale, andranno per l'appunto indagate. Cioè a dire, io non faccio controllo di gestione se non riesco a capire qual è la causa, innanzitutto se non riesco a capire quali sono i problemi, scusatemi. E poi se non riesco a risalirne le cause, cioè non è un controllo di gestione, potrei essere un bravo analista che fa analisi di bilancio senza nulla togliere appunto agli analisti, ma non sono un controller. Il controller è chiamato a risolvere i problemi, è chiamato a isolare i problemi e poi a risolverli, o perlomeno è chiamato a capire quali sono le cause dei problemi. Tant'è che la settimana prossima vedremo proprio come isolare i problemi, ragionare sui problemi e nell'ultimo incontro che avremo fra 2 settimane proveremo proprio ad ottimizzare. Ecco, vi faccio questa promessa: non è semplice dietro un video poi riuscire ad ottimizzare un aspetto della vita aziendale. Noi però ci proviamo, ci proveremo. Quindi davvero vi consiglio, vi invito a seguirmi fino alla fine, insomma, di questo spero piacevole master. Bene, allora, la riclassificazione del piano dei conti, quindi partirei con il primo binario. Bene, ecco qui, contabilità generale in alto, conti di natura economica, quindi rilevazione per natura, il classico esempio, il conto 01, costo del personale, conto 02, scusatemi, costo per energia, conto 03, costo per consulenze. Conto 04, costo per ammortamenti materiali. Bene, in contabilità analitica, costo del personale c'è, in contabilità, sì, dico bene, scusami, analitica, il costo del personale c'è poco utile, perdonatemi,
in quanto io devo comunque creare dei sottoconti, cioè a dire, voglio sapere qual è il costo del personale diretto, ad esempio, quindi della manodopera diretta, voglio sapere qual è il costo della manodopera indiretta e poi il costo del personale amministrativo, quindi cercare di dividerli al fine poi di creare quelli che sono di fatto i centri di costo. Stesso discorso per l'energia, cioè io ho 0,2, 0,1 e potrebbe essere costo per energia in produzione, da tenere separata dal costo per energia in amministrazione. Stesso discorso per le consulenze, costo per consulenze generiche piuttosto che costo per consulenze tecniche e così via. Bene, allora uscirei da questa modalità e entrerei proprio un po' più nel vivo con un esempio pratico, anzi non è soltanto questo l'esempio, ma insomma ci arriviamo. Allora, porto il conto economico di un caseificio, un piccolo caseificio di fatto. Io utilizzo questo format, poi tutti quanti voi, insomma, potrete utilizzare il format che volete, ce ne sono a decine, insomma, non è che c'è uno schema ben preciso, obbligatorio, individuato. A seconda della vostra esperienza potete utilizzare quello che volete. Io utilizzerò questo, che poi di fatto è quello che utilizzo anche con i miei clienti e che porterò avanti anche la settimana prossima per quello che poi è il secondo passaggio di questo master. Bene, allora avrò le vendite al netto di resi, sconti di cassa contrattuali, altri fatturati, quindi un totale. Dopodiché avrò la variazione delle rimanenze di prodotti fitti e semilavorati, la somma algebrica mi darà il prodotto lordo. Dopodiché avrò gli acquisti inventario, quindi gli acquisti di materia prima chiaramente, acquisti eventuali di prodotti a terzi, lavorazioni esterne, spese di trasporto direttamente collegati agli acquisti e la variazione delle rimanenze di materie prime e componenti. Questa somma algebrica qui mi dà il valore aggiunto. Scendo ancora un po' più in basso, avrò a questo punto i costi industriali diretti ed è già un primo centro di costo, produzione, quindi il reparto produttivo. Chiaramente ne posso avere uno, due, tre a seconda poi della grandezza dell'azienda e della complessità, se vogliamo, dell'azienda seguita. Quindi avrò salari e contributi diretti soltanto gli operai, ammortamenti specifici, leasing macchinari, energie in produzione, spese viaggi, consumi e manutenzioni e altri costi industriali sempre legati a questo centro di costo. La differenza tra il valore aggiunto e i costi industriali diretti mi danno un margine industriale lordo. Avrò dei costi industriali indiretti, in questo caso deprezzamenti generali sono gli ammortamenti del capannone industriale, svalutazione magazzino o altri costi e arrivo al margine industriale netto. Bene. Mi fermo un attimo qui. Margine industriale netto per me è un margine di contribuzione al lordo di alcuni costi, quote di costo piuttosto fisse, piuttosto generici. Per quale motivo mi trovo in queste condizioni e per quale motivo non calcolo direttamente un margine di contribuzione? Bene, non calcolo il margine di contribuzione direttamente, semplicemente perché ho bisogno anche di ottemperare un po' a quello che è il centro di costo. Quindi mi tocca mettere prima del margine di contribuzione, non so, spese viaggi, consumi, manutenzioni, del centro di costo, appunto, reparto produttivo, eccetera, eccetera. Quindi so che da questo margine industriale, appunto questo margine qui, devo comunque poi andare a sottrarre alcune quote di costo. Ma è un dettaglio, potrei anche crearmi un profitti e perdite con direttamente la sottrazione di quelli che sono i costi variabili, i costi di trasformazione ed arrivare direttamente al margine di contribuzione. Se scendo un pochino più in basso, avrò altri centri di costo, quindi in questo caso logistica magazzini, piuttosto che spese vendita decentrati, o così li chiamo, ma è il reparto commerciale, quindi vendita, o ancora spese generali, amministrazione e finanza, ma potremmo qui inserire ricerca e sviluppo, potremmo inserire non so, l'ufficio marketing, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ne abbiamo tante di opzioni. La differenza fra il margine industriale, scusatemi se switch un po', proprio devo per forza di cose scendere, e tutti questi costi, che poi di fatto sono spese generali,
mi danno il risultato operativo, al quale risultato operativo vado a sottrarre gli interessi passivi, attivi, insomma, sommare interessi attivi, sottrarre quelli passivi, più, non so, sopravvenienze attive e passive e così via. Cioè, dal risultato operativo, per arrivare poi al risultato ante imposte, in realtà io vado a concentrare tutto il resto all'interno di un paio di voci. Anche in questo caso nulla vieta che si possano dettagliare in maniera un po' più particolareggiata, insomma, non nulla di obbligatorio. Vorrei però con voi, diciamo, ecco, collegare un po' questo conto economico con alcuni, conti che ho lasciato volutamente scollegati. Allora, innanzitutto questo foglio poi lo avrete, quindi ci sarà il foglio, completo con tutti quanti i collegamenti già inseriti. Una cosa voglio dirvi, in realtà quando, almeno 9 volte su 10 all'interno delle piccole aziende che seguo e che ho seguito, toccare il piano dei conti è stato sempre un po' una sorta di ecco, un po' una sacralità intorno al piano dei conti. Oddio, il piano dei conti è questo da 20 anni e per carità non tocchiamo nulla, non modifichiamo nulla. Per carità il commercialista non vuole, per carità siamo ormai abituati così, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, allora, il più delle volte sono riuscito a giostrarmi in Excel, quindi il più delle volte non ho modificato il piano dei conti, ma sono riuscito a riclassificarlo, ecco, in maniera un po' indiretta, appunto grazie ai fogli di calcolo. Vi dico che, diciamo, ci si riesce abbastanza bene. Se proprio poi non si può fare a meno, è chiaro che bisogna creare dei sottoconti, però diciamo che io ci sono quasi sempre riuscito. Può succedere però che l'azienda poi magari in corso d'opera l'imprenditore voglia, che so, creare delle business unit, e beh, in quel caso allora o le si percentualizzano, insomma si trova un modo, una formula per percentualizzare i vari costi, oppure si crea il sottoconto, si duplicano appunto le voci di costo e purtroppo poi si procede in quel modo, modificando appunto il piano dei conti. Bene. Vediamo un po', vendite al netto di resi. Ho già pronto chiaramente un po', ecco, con i colori mi aiuto. Vado a caricare, non so, vediamo, ricavi di vendita prodotti finiti più ricavi di corrispettivi, meno la rettifica su vendite, meno gli omaggi ai clienti, più gli arrotondamenti e abbuoni attivi. Ed ecco che mi sono tirato dentro già la formula in merito ai ricavi. Per quanto riguarda la variazione delle rimanenze prodotti finiti, allora io chiaramente qui ho il piano dei conti, l'ho messo tutto. Molte voci per ovvi motivi non possono essere collegate, nel senso che, esempio classico, gli ammortamenti, no, sono costi annuali e quindi devono essere comunque mensilizzati in maniera un po' separata. Allo stesso modo, quello che è il magazzino. In questo caso la valorizzazione del magazzino, quindi la valorizzazione, scusatemi, delle rimanenze prodotti finiti. La vado a prendere, ecco, devo far salire un'altra volta la barra, scusatemi ancora, la vado a prendere qui nel foglio delle stime. Ce l'ho qua, quindi mi sono creato un foglio di stime, il mio cliente mi darà mensilmente quella che è la variazione, la valorizzazione, scusatemi, del magazzino prodotti finiti. E io mi vado a calcolare la variazione, appunto. La inserisco qui dentro. Poi c'è variazione rimanenze, materie prime e componenti. Stesso discorso. La riprendo qui, quindi con dei fogli, diciamo, a parte. Scusate, mi devo mettere il meno davanti. Bene. Poi avrò gli acquisti. Gli acquisti, anche in questo caso con il meno, ho il mio piano dei conti che ho riportato in Excel, come vi dicevo prima, e faccio, ho la voce già, quindi faccio subito a collegarlo, materie di consumo, conto acquisti più merci, conto acquisti, meno resi abbuoni attivi, col segno appunto meno. Ne collego ancora un altro paio, ho le spese di trasporto. Trasporto su acquisti, eccolo qui, e poi arrivo ai salari e contributi. Anche in questo caso i salari e contributi non li riprendo dal
dal piano dei conti, quindi dalla situazione contabile che mensilmente il buon ragioniere dell'azienda seguita mi gira, ma sostanzialmente la vado a prendere proprio a ricavi personali, cioè faccio un foglio di questo tipo e metto il lordo di tutto, quindi mi deve essere girato il lordo del costo del personale per chiaramente operatore, quindi a seconda che sia un amministrativo piuttosto che un operaio, eccetera, 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 al fine poi di andarlo ad inserire. Quindi in questo modo, e qui già c'è dentro, in questo modo io riesco ad avere un piano dei conti riclassifico, riesco ad ottenere un conto economico riclassificato senza grandi sforzi, senza ecco, creare quelle condizioni, rompere quei tabù che spesso e volentieri poi sono proprio insiti all'interno delle aziende. Bene, con il piano dei conti, quindi con il report, se vogliamo, i profitti e perdite, io ho finito e passo alla distinta base. Quindi avrete questo format, come vi dicevo, in dotazione, ci saranno comunque già i collegamenti fatti. Chiaro che poi se qualcuno vuole provare a giocarci un po' dentro, modificare, aggiungere, sottrarre, può comunque farlo. Allora, il primo binario lo abbiamo costruito, insomma, nulla di complicato. Passiamo invece al secondo binario. Qui forse, è un po' una novità per molti di voi, appunto perché, come vi dicevo, spesso e volentieri la contabilità industriale non viene compresa appieno all'interno di un sistema di programmazione e controllo. Capisco anche che molte volte non è neanche agevole andare in produzione, ad esempio, a prendere i tempi, perché per ovvi motivi poi la produzione va mappata, cioè non è soltanto, e adesso lo vedremo, andare a definire quali sono le materie prime, le quantità, gli scarti che intervengono, ma bisogna prendere anche i tempi. Noi non siamo analisti tempi e metodi, non lo sono neanche io, lo premetto, però a prescindere da questo aspetto è possibile comunque raggiungere un buon grado di attendibilità, soprattutto poi quando si ha realmente disponibilità da parte dell'imprenditore e disponibilità da parte di un responsabile di produzione, un operaio, insomma, un po' più, come dire, attempato, un po' più esperto, che ci possano aiutare a inserire i tempi. Tra l'altro, vi dico di più, 9 volte su 10 i tempi di produzione sono già presenti. Si possono caricare anche quelli agevolmente e poi magari verificarli in corso d'opera per capire se sono giusti, sbagliati, insomma, ci sono tutta una serie di ulteriori considerazioni da fare, ma per il momento direi che ci limitiamo a costruire adesso una distinta base, la costruiamo insieme. Bene, il prodotto è latticini freschi, vaschetta grammi 2,50, bocconcino grammi 50. La vaschetta di bocconcini che tutti quanti noi troviamo al supermercato, quindi senza sperare di codificare, non so, lo Shuttle o il Boeing 747, no, per carità, un prodotto che possiamo conoscere, che avremmo avuto, se non conosciamo, nel senso avremmo avuto tra le mani un po' tutti quanti, quindi senza nessuna difficoltà. Allora, a livello zero, eccolo qui, c'è proprio il prodotto latticini freschi, cioè questo prodotto qui è il livello zero, si chiama anche codice padre. Una parentesi velocissima, vedremo adesso questo prodotto, che di fatto è una vaschetta 2,50, codificato però a chilo, cioè può succedere che l'azienda abbia dei prodotti da codificare a chilo perché vende a chilo. Le aziende alimentari più o meno tutte quante così fanno. Potrebbero però anche vendere a pezzo, sia a chilo che a pezzo, quindi può succedere questo. Allora, è da capire, un po' una dritta che vi do, è da capire, qual è l'unità di misura che viene utilizzata in fase di vendita. Quindi si prenderà un listino, si prenderà una fattura per capire. Ma questo codice, latticini freschi, vaschetta grammi 2,50, viene venduto a pezzo o a chilo?
Vi dico questo perché se viene venduto a pezzo, io qui dentro inserirò 250 grammi di mozzarella. Se viene venduto a chilo, io dovrò codificare quattro vaschette per avere contestualmente un chilo di mozzarella. Quindi quattro vaschette come numero, un chilo di mozzarella, un bollino, quattro bollini, scusatemi, per le quattro vaschette, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, abbiamo visto il livello zero, quindi questo è il codice padre. A livello 1, il livello 1 è sostanzialmente il legame, il primo legame che c'è tra padre e figlio. Quindi, quali sono i figli del codice padre in termini di materia? Certamente ci sarà il latte. Ok. Domanda: quanto latte mi serve per fare? Attenzione, un chilo, abbiamo detto perché stiamo codificando il chilo. Un chilo di mozzarella, quindi di bocconcini, mi servirà 6,47, l'unità di misura è qui, litri. Considerate che il latte in genere viene acquistato a chili, poi va trasformato a litri, mi pare, sono un po' a memoria, dovrebbe essere la formula 1,03 litri per un chilo di latte, ecco, giusto per curiosità ve lo dico. Dopodiché c'è uno scarto 7%. Nella fattispecie è il calo peso del prodotto, che il prodotto purtroppo è soggetto a calo peso. Avrò quindi una quantità lorda di 6,95 litri, il costo unitario è 0,43 euro per litro, anche se credo sia aumenti quasi giornalmente, anzi, posso, togliendo il se, sono certo che aumenta giornalmente. Bene. Continuo con le altre materie prime. Fermenti per latticini. Allora, 0,001 sostanzialmente chilo, ecco, quindi anche questo va a chilo, inteso come la quantità di fermenti che viene acquistata a chilo. Continuo con il 7% di scarto ad un costo di 4,6 euro a chilo. Vado avanti. Caglio per latticini, che qui è una porzione veramente minuscola, sono neanche 2 millesimi, addirittura 2 decimillesimo di litro. Vediamo, porto ancora il 7% di scarto semplicemente perché il calo peso poi della mozzarella va a inficiare su tutti quelli che sono di fatto i costi legati appunto il costo della mozzarella e quindi il prodotto contenuto nella vaschetta. Litro 11,1 ci costa. Andiamo ancora avanti. Sale per latticini 0,065. Vado un po' più veloce, altrimenti poi non finiamo. Acquistiamo a chilo e ci costa 0,165 a chilo, quindi davvero poco. Poi le vaschette ce ne servono 4. A questo punto io generalmente continuo a mettere lo scarto che ho con il quale ho iniziato, perché qui si dipana un po' il discorso, non mi voglio dilungare troppo. C'è da dire come c'è chi mette soltanto per scarto intende soltanto lo sfrido o comunque nella fattispecie il calo peso. C'è chi come me nelle piccole aziende all'interno dello scarto va a comprendere anche quella percentuale di difettosità che può venire fuori, cioè a dire le vaschette nel momento in cui le inserisco, appena le metto dentro, la macchina può prenderle, magari romperle, danneggiarle, fin tanto che poi inizia comunque a imbustare, ecco, quindi comincia appunto a riempirle. Quindi può starci anche questo aspetto qui, o comunque il pezzo che esce male, il pezzo che ha problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Molti ortodossi, tra virgolette, puntano a mettere soltanto lo sfrido al massimo, in ottica lean sarebbe corretto così. Io preferisco essere un po' più, come dire, largo di manica e andare ad individuare uno standard, un costo standard, che abbia presente anche certi aspetti, appunto perché più vicini poi alla realtà che sto di fatto seguendo. Bene, a pezzo mi costa 0,45. Perfetto. Film vaschette. Allora ci vogliono quattro film perché sono quattro vaschette per arrivare ad un chilo, sempre il 7%. A pezzo mi costa 0,009. E
poi avrò una cassa. In questo caso, in una cassa, ecco, da un chilo, ci sono, vediamo, 0,2 la quantità, cioè a dire mi porta, la cassa da un chilo, anche se scritta come cassa da un chilo, mi porta al suo interno 5 chili di prodotto. E quindi automaticamente io devo fare 1 fratto 0,2 perché sto codificando il chilo e quindi, essendo 5 i chili trasportati, inserisco 5 kg. Per attribuire il corretto costo al singolo chilo, devo fare 1 fratto 5. Mi accompagno ancora con il 7%. Se c'è un motivo per il quale non è il 7%, ma il 3, il 5, il 2 o lo 0, può essere liberamente inserito. Poi magari si ascolta anche ciò che ha da dirci il responsabile di produzione. Il costo è 0,534. Benissimo. Ho finito con l'inserimento delle materie e avrei un costo di 3,36 euro. Devo passare a quello che è il tempo ora rilevato. Non ci dobbiamo scoraggiare, ripeto, più delle volte questo tempo è appunto conosciuto dall'imprenditore. Ora, per carità, qualcuno potrebbe obiettare e dire sì, ma che fai, inserisci il tempo dell'imprenditore? Si può anche iniziare con quel tempo e poi verificarne l'attendibilità e valutare se è il caso poi di intervenire, cioè se è il caso di riprendere i tempi di magari anche solo una famiglia o di più famiglie o di tutte le famiglie di prodotti realizzati. Vediamo un po', mi sono scritto un appunto qui. Allora, un uomo in 1 ora e 40 minuti lavora 300 kg di prodotto, la macchina per 300 kg lavora un'ora. Quindi 1 ora e 40 minuti sono 60 minuti più 40, 100 minuti, 100 minuti per 60 secondi sono 6.000 secondi, 6.000 secondi diviso 300 kg di prodotto sono 20 secondi a 20 secondi appunto uomo. Allo stesso modo riprendo ecco, il piccolo appunto, la macchina per 300 kg lavora un'ora e quindi vi dico già che sono 12 secondi. Vado verso destra, ho bisogno di inserire anche il costo della manodopera. Vediamo un po'. Allora, il costo della manodopera lordo di tutto, quindi il costo orario lordo di tutto è 15 euro. Avrò bisogno di conoscere anche il costo a kilowatt ora e in questo caso ipotizziamo 25 centesimi di euro. Devo conoscere anche l'assorbimento in kilowatt. Scusatemi, del macchinario, lo si può verificare agevolmente o sulle targhette poste dietro il macchinario stesso, sul manuale di istruzioni o comunque con una veloce ricerca su internet. Vi consiglio, allora noi con pinza amperometrica abbiamo preso proprio gli assorbimenti di un impianto di un'industria chimica, ciò che diceva la targhetta e invece ciò che è realmente l'assorbimento, ecco, era un 30% l'assorbimento rispetto quanto indicato dalla targhetta. Ci si può mettere anche a metà, poi anche in questo caso voglio dire se c'è un qualche motivo per il quale bisogna ritoccare questo valore lo si può fare agevolmente. Ad ogni modo io inserisco 3 kW di assorbimento, dopodiché vado a inserire anche la quota di ammortamento. Ipotizzo che l'ammortamento civilistico e la vita utile del macchinario coincidano, quindi inserisco quota ammortamento 1000 e le ore di utilizzo, scusatemi, previste annue in 1800. Quindi devo stimare quanto tempo lavora il macchinario previsionalmente. Quindi vanno bene 1800. Torno indietro. Ho inserito quindi il primo centro di lavoro raccolta latte. Passo al centro di lavoro pastorizzazione, coagulazione e maturazione. Faccio lo stesso identico ragionamento, cioè mi pongo qui e vado a vedere un uomo in 2 ore e 40 minuti lavora 300 kg di prodotto. La macchina per 300 kg lavora 1 ora e 5 minuti. Bene, allora, senza ora ripetere un po' la logica del calcolo, che tra l'altro è semplicissima, vi assicuro che sono 32 secondi tempo uomo e 13 secondi tempo macchina. Quindi
Continuo ancora verso destra, 15 euro ora, mi mantengo con le 15 euro. Il kilowatt costa sempre 0,25, l'assorbimento è 5 kilowatt, la quota ammortamento 1500 del macchinario, stiamo parlando, poi vedremo per quale motivo, e mi mantengo con le 1800 ore di utilizzo previsto annuo. Se c'è qualche motivo che ci fa pensare che questi 1800 diventano 2000 piuttosto che 1500, dobbiamo chiaramente poi modificarlo. Torno ancora indietro, filatrice e formatrice, vado un po' più spedito, altrimenti non ci stiamo dentro con i tempi. 22 secondi, tempo uomo, 73 secondi, tempo macchina. Ancora 15 euro ad ora per il costo della manodopera, scusatemi, 0,25 sempre quello il costo in kilowatt, 6,5 e in quest'altro caso 1800 come quota ammortamento e 1800 sempre le ore di utilizzo previsto. Ancora 35 secondi per il rassodamento e la salatura, tempo uomo. 21 secondi, tempo macchina, continuiamo con 15, 0,25. Quanto sono i kilowatt in questo caso? In questo caso i kilowatt sono 0 perché sono delle vasche, quindi non hanno delle vasche che appunto non hanno assorbimento energetico, intendo. 1350 è la quota ammortamento e continuo con le 1800 ore, ma per semplicità, quindi qui potevano essercene chiaramente di più, di meno, dipende, insomma, non è detto che portino lo stesso numero di ore previsto in termini di utilizzo. Abbiamo quasi finito. La confezionatrice. Allora, la confezionatrice, guardate, io voglio rileggervi ancora l'appunto. Per preparare, inserire e ritirare le quattro vaschette pari ad un chilo di prodotto, l'uomo lavora 45 secondi e la macchina 16 secondi. Qui non ho più bisogno di fare una divisione perché c'è proprio il chilo che passa, ecco, le vaschette che passano magari in una linea, voglio dire, di fronte all'operatore, quindi agevolmente posso andare proprio a calcolare quello che è il tempo che l'operatore impiega per confezionare un chilo di prodotto. Allora, 45 secondi abbiamo detto, tempo uomo, 16 secondi tempo macchina. Il costo orario è 15 euro. Vediamo un po', sempre 0,25, un assorbimento di 5,5 con una quota ammortamento di 1000 euro ed diciamo, ecco, le ore utili, utilizzo, scusatemi, previste sempre pari a 1800. A questo punto credo rimane solo, ecco, confezionatrice imballaggio, rimane l'imballaggio e mi pare sia, ecco qua, operazione solo manuale, tempo 1 minuto e 7 secondi, quindi 67 secondi. C'è soltanto il tempo uomo, tempo macchina a zero, non ci sono assorbimenti, quindi avrò 15 euro di costo della manodopera e mi posso fermare qui. Non c'è bisogno di inserire altro, anche perché non c'è appunto altro. Non ci sono lavorazioni esterne. Ho lasciato il tempo uomo in diretti vuoto per semplicità, quindi ipotizziamo non ci siano capi reparto piuttosto che, non so, indiretti che siano dedicati appunto alla produzione. Anche ad esempio un maître potrebbe essere all'interno di una sala ricevimenti un indiretto, cioè gestisce i diretti, ma non opera direttamente lui. Quindi un po', ecco, per darvi l'idea. Lavorazioni esterne, vi dicevo, non ce ne sono, perché appunto le operazioni vengono svolte tutte all'interno dell'azienda. Quindi se si fosse trattato, ad esempio, di un'azienda non so, metalmeccanica che realizza un pezzo a disegno e che questo pezzo, una volta tagliato, deve essere zincato e della zincatura se ne occupa un'azienda esterna, vorrà dire che quel codice esce fuori per poi rientrare zincato. Quella è una lavorazione esterna che avrà appunto un costo. Nella fattispecie non c'è. Possiamo subito andare a leggere quella che è la distinta base del nostro latticino, del nostro codice prodotto. Allora, un chilo di mozzarella
dicevamo, in vaschetta 2,50, bocconcino da 50 grammi, in vaschetta da 250 grammi, un chilo mi costa 3,35 euro di materia prima, 92 centesimi di manodopera diretta, MOD è l'acronimo di manodopera diretta, di energia 46 millesimi, MOI è l'acronimo di manodopera indiretta e non c'è nulla, l'ammortamento 3 centesimi e qualcosina, lavorazioni esterne non ce ne sono, ed ecco che io ho il costo di trasformazione pari a 4,36 euro all'incirca di questo codice prodotto. Allora, io ho utilizzato il direct costing evoluto sostanzialmente perché oltre a costi in natura diretta ci sono anche, lo vediamo qui, l'ammortamento e la manodopera indiretta. La manodopera indiretta l'abbiamo tenuta a zero, l'ammortamento invece sono 3 centesimi. Perfetto. Nulla vieta che si possa lavorare a direct costing, quindi lasciare queste quote di costo industriale indiretto al di fuori della distinta base. Generalmente io li comprendo queste quote, le comprendo queste quote, appunto perché il macchinario comunque si consuma lungo nel suo ciclo, diciamo, ecco, di vita e quindi fondamentalmente dà un po' di sé per ogni prodotto. E a mio avviso è corretto inserirlo, però, o meglio, sbaglio anche a dire corretto, perché ripeto, c'è chi opera direct costing, chi può operare direct costing evoluto, poi voglio dire, è un dettaglio. Io preferisco lavorare a direct costing evoluto e di fatto avrò un margine di contribuzione di secondo livello, ma poi ci arriveremo, vedremo un attimino anche meglio questi aspetti. Bene, abbiamo fatto una distinta base di un prodotto. Se si fosse trattato di una commessa, cioè di una produzione che io faccio una volta e poi magari nella vita non la replico, fondamentalmente avrei dovuto operare allo stesso modo, con la differenza che lì i tempi devono essere stimati, devono appunto essere stimati, appunto perché non ho uno storico o non ho la possibilità di prendere i tempi di una commessa unica, ma poi non la ripeto, quindi per forza di cose dovrò in un certo qual modo stimarli. Volevo però, prima di terminare, visto che ci stiamo avvicinando alle 7, farvi vedere, così saremo anche in tempo per qualche domanda, spero, ma sono certo di sì, anche una distinta base di un servizio. Eccolo qua. Ci è capitato durante il nostro corso, anche noi teniamo poi dei corsi, a professionisti, come un vostro collega commercialista, nella fattispecie, poi non so chi di voi è avvocato commercialista, laureato, studente universitario, purtroppo non vi conosco, anzi, ahimè, non vi conosco, insomma, quindi non posso, ecco, saperlo, però ci ha portato questo esempio, la realizzazione di un 7,30. Ecco, ho voluto appunto riportarlo, saremo anche un po' più veloci perché abbiamo già capito come operare. Allora, il trucco qual è? Il trucco è cercare di trovare quella chiave, ecco, standardizzare, trovare quella chiave che possa aiutarci a standardizzare i servizi, anche quelli professionali, che andiamo ad erogare. Come ci siamo mossi? Allora, abbiamo fatto tre fasce, 7,30 semplice, 7,30 medio e 7,30 complesso. All'interno di queste tre fasce abbiamo creato tre codici, quindi 3 più 3 più 3, 9 codici. Allora, 730 semplice di tipo A, semplicissimo. 730 semplice di tipo B con qualche piccolo documento allegato. 730 semplice di tipo C, ancora qualche altro documento, ma comunque sempre all'interno di quello che di fatto è il 730, ecco la famiglia 730 semplice. E così anche per il moderato e poi per il complesso. Tutto ciò chiaramente ci serve per tirar fuori innanzitutto quello che è il costo di erogazione di questo servizio, per definire il corretto prezzo di vendita al proprio cliente, quindi il prezzo di quello che sarà la tariffa appunto da proporgli, ma per fare tutta una serie poi di considerazioni in termini di efficienza anche del proprio studio. Quindi ciò che noi vediamo, che vedremo in realtà la prossima volta riferito al caseificio, possiamo agevolmente provare, tentare e riuscirci a ripeterlo anche in uno studio professionale, a seconda di quelli che sono i servizi erogati.
bisogna soltanto trovare la chiave, cioè riuscire a entrare nell'ottica di una standardizzazione. E molti di voi mi diranno, ma è difficile, lo so che può essere difficile, però creando tanti codici, come abbiamo detto, 3 più 3 più 3, quindi 9 codici per un 730, ecco, 730 si chiamava CUD Spese Mediche, appunto soltanto con questo. Si può agevolmente individuare a quale fascia, ecco, abbiamo 9 opzioni, a quale fascia i 730 che ci presentano possono essere di fatto poi allocati. Tutto qua. Allora, vediamo un po'. Stampe, stesso discorso tra l'altro, ecco, abbiamo a livello 0 730 semplice, codice padre, a livello 1 quelli che sono i codici figlio. Potrebbe esserci anche un livello 2, non ve ne ho parlato prima. In realtà riguarda la produzione industriale, cioè il semilavorato che viene poi inserito nella distinta base. Ma non mi voglio, non voglio, ecco, tediarvi con aspetti un po' più complicati. Spero possa scorrere in maniera un po' più divertente, un po' più, come dire, soft quest'ora insieme. Allora, stampe, quantità. La commercialista mi ha detto che sono 30 le stampe con uno scarto del 3%, perché la macchina si inceppa, quindi c'è questa sorta di percentuale di difettosità sulle stampe, e con un costo unitario a stampa di 0,005. Benissimo. Poi avrò la busta consegne, quindi una busta. Non c'era scarto, quindi la busta fondamentalmente ne comprava 100 e 100 ne impiegava per ogni pacco, con un costo di 30 centesimi. E abbiamo già fatto, ecco, abbiamo tirato fuori il bucket delle materie prime, cioè il totale delle materie prime, molto, molto semplice. Poi abbiamo dei centri di lavoro, raccolta dati. Ora, io qui il tempo ce l'ho in minuti, non più in secondi. Cambia semplicemente, insomma, la frazione che la formula va a fare, non, nulla di complicato. Allora, la raccolta dati per questo codice 730 semplice CUD spese mediche è di 20 minuti. Andiamo questa volta in orizzontale, via che facciamo prima. Delega ADE 10 minuti, elaborazione 30 minuti, stampa e consegna 20 minuti, supervisione fatta da loro 10 minuti. Non abbiamo messo tempo macchina perché è veramente ininfluente il costo di assorbimento, voglio dire, della stampante e anche là il costo di ammortamento, quindi sarebbe veramente un accanimento terapeutico, non serve a nulla quando davvero i costi sono risibili. Mi muovo verso destra, però inserisco il costo di manodopera. Allora, avevamo 15 euro ora per i primi 4 centri di lavoro, per poi avere 50 euro ad ora per l'ultimo centro di lavoro, che è la supervisione. Cioè, la titolare di studio ha delle ragioniere che sono pagate 15 euro ad ora, insomma, per intenderci. La sua supervisione, però, chiaramente, seppur ecco, una sorta di onere figurativo, però andava comunque calcolata, e quindi abbiamo quantificato la sua supervisione in 50 euro ad ora. Vado verso sinistra, scendo in basso, e la distinta base del codice 730 semplice costa 28 euro, cioè 45 centesimi di materia prima e 28 euro di manodopera. Ecco. La differenza tra una distinta base di un'azienda, di uno studio, insomma, di un'attività che eroga un servizio è proprio qui. Cioè, mentre la distinta base, la produzione di un prodotto è fortemente sbilanciata lato materia prima, chiaramente, la distinta base, quindi il costo di erogazione, nel caso si tratti di un servizio, è fortemente sbilanciato costo manodopera. Quindi torna agevole anche, insomma, questa distinzione. Bene, credo di aver parlato in maniera anche, spero, approfondita sulla distinta base, e spero anche sufficientemente approfondita sulla riclassificazione del piano dei conti. Sono questi due binari su cui poi la prossima volta faremo tutta una serie di considerazioni e li faremo vivere questi due binari sostanzialmente. Andremo a incrociare dei dati, faremo delle osservazioni, faremo delle riflessioni, andremo ad isolare dei problemi e cercheremo anche le cause a questi problemi. Quindi davvero vi invito ad esserci martedì, credo, martedì prossimo. Greta, io ho finito 18:58, quindi puoi riprendere
tu la palla, tra virgolette, e se ci sono delle domande, qualche domanda, provo a rispondere. Ci chiedono il cost driver più attendibile per la ripartizione dei costi fissi e non governabili per uno studio professionale, quale sarebbe? Ok, allora, in merito ai cost driver, facciamo attenzione. La ripartizione dei costi fissi non riguarda adesso questo quest'aspetto, diciamo, questo webinar che ha avuto come oggetto quelli che sono i costi variabili. A seconda, è una bella domanda. Per quale motivo dico questo? Perché quando si vanno a ripartire i costi fissi, è un po' la grande pretesa di avere un full cost fondamentalmente, cioè arrivare al costo pieno. Il problema è che a prescindere o meglio, ogni cost driver può avere la sua valenza, ogni logica di attribuzione dei costi fissi sul servizio erogato piuttosto che sul prodotto realizzato può avere il suo perché. Ma purtroppo a seconda del cost driver poi rischiamo di avere un full cost differente. Quindi c'è chi magari ecco, in produzione sceglie, faccio un esempio, ecco, mi faccio un attimino alla produzione, sceglie i metri quadri impiegati, c'è chi sceglie come cost driver la quantità di materia prima impiegata. Ho lavorata, c'è chi le ore di manodopera diretta. Il problema che ci porta sempre e comunque ad un risultato differente. Quindi all'interno di uno studio, io personalmente, ed è quello che faccio sia all'interno di una delle aziende che insomma che producono, ma farei la stessa cosa anche all'interno di uno studio, mi fermerei a margine di contribuzione di secondo livello, bene, di secondo livello, forse nello studio quote di costi, diciamo, industriali, tra virgolette, diretti, scusatemi, indiretti, da andare a attribuire con un po' gli ammortamenti dei macchinari all'interno delle aziende che producono, non ce ne sono. Quindi mi fermerei a questo punto al direct costing e so che poi ho una quota di spese generali che mi incidono per un 20% all'anno e quindi avrò bisogno mediamente di un 20 punti di margine di contribuzione per andare a sopperire. Ahimè, è così. Poi, se magari uno vuole utilizzare o cercare per forza di cose di raggiungere il full cost, può tentare, ma io non preferisco veramente non sbilanciarmi. Mi dispiace non rispondere, in realtà rispondere in parte, però preferisco non sbilanciarmi sapendo appunto che si raggiungono risultati differenti. Ecco, quindi mi limiterei a quelli che sono i costi, diretti. Spero, Grazie. insomma, ecco, vi ho risposto un po'. È una bella domanda spinosa, ecco, quindi un argomento che poi di fatto affrontiamo pure in altri contesti dove abbiamo anche più tempo e anche un po' più, diciamo, ambiti esemplificativi. Via, mettiamolo in questi termini. Grazie per Paolo. Vado avanti con un'altra domanda. Ci chiedono, la DB si adatta anche ad una società artigiana che fornisce servizi non standardizzabili? Utilizzabili, Ad assolutamente sì. esempio, riparazioni di impianti elettrici? Guarda, ci sono commercialisti che insomma ci seguono, noi anche creiamo insomma corsi e che stanno seguendo aziende che operano in questo modo, cioè aziende che operano appunto che fanno manutenzione di impianti piuttosto che so, realizzazione, scusatemi, di impianti idraulici, piuttosto che impianti elettrici e quant'altro. Alla fine assolutamente sì, la risposta è sì, perché si gestisce ogni lavoro come se fosse una commessa. Un po' il discorso che dicevo prima. Quindi si va a preventivare, che invece che fare un preventivo, l'artigiano invece che farlo su un pezzo di carta o su di un foglio in Excel, il preventivo lo realizza in maniera un po' più scientifica. Ci calcola, realizza se vogliamo il prezzo di vendita e poi a fine lavori, meglio ancora durante la realizzazione del lavoro, va a verificare che di fatto poi le ore manodopera e le quantità di materia sono rispettate. Ecco, questo è un po' il discorso. Però la risposta è assolutamente sì, cioè si gestisce appunto come se fosse una commessa, non cambia assolutamente nulla. Grazie. Poi,
Buonasera, per costo unitario si intende costo d'acquisto della materia e quello di lavorazione e trasporto al fine di ottenere il bene finito? Beh, costo unitario ci sono dei coefficienti di imputazione, quindi costo unitario io so che magari nel chilo di prodotto, come abbiamo visto, di mozzarella ci finisce 6,28 litri di latte. Ecco, quello io ho un costo al litro in realtà, ma poi mi servono 6,28 litri, quindi questo è un po' il costo. E non ho capito poi, il trasporto mi dicevi, scusami Greta. Allora, un attimo che Ah, recupero la ok, scusami. domanda perché Ah, ne perdonami. sono parecchie. Ecco, allora ci dice: buonasera, per costo unitario si intende costo di acquisto della materia e quello di lavorazione trattino trasporto al fine di ottenere il bene finito? Lavorazione trattino trasporto non mi è chiarissimo, però chiaramente poi in funzione di quello che è il tempo legato appunto alla realizzazione del bene prodotto si va a calcolare il coefficiente orario, lo si moltiplica per il costo orario dell'operatore. Per quanto riguarda il trasporto, è qui se provo a dare una spiegazione, adesso non mi è proprio chiarissima la domanda, però insomma provo a dare una spiegazione. Il trasporto, io ho anche visto delle distinte basi dove ad esempio, ecco, nella fattispecie il latte viene acquistato al litro, ma non viene acquistato a 0,43, in genere viene acquistato a 0,43 più 2 centesimi di trasporto. Quindi c'è anche chi in distinta base mette il costo di trasporto comprensivo, diciamo, il costo del litro comprensivo appunto del costo di trasporto. L'importante poi è ricordarsi che quando si va a analizzare quello che è il costo del venduto, quindi si va a caricare tra le materie prime in contabilità il costo del latte, e ci si deve ricordare che gestionalmente quel costo ha anche il trasporto. Ecco, questo è importante, deve essere comunque compreso. Ora non so se ho risposto, però insomma spero di aver dato la giusta interpretazione a quella che era la domanda. Ti ringrazio. Poi ci chiedono se la quota di ammortamento non dovesse condividere con la vita utile del macchinario. Qual è il modo giusto di calcolo della quota di ammortamento? Che bella domanda. Allora, qui ci dilunghiamo anche un bel po'. Allora, il concetto è questo: bisognerebbe inserire la quota d'ammortamento in funzione di quella che è la vita utile del macchinario. Perché se il macchinario mi dura 15 anni, non è giusto che io vada a inserire una quota di ammortamento civilistico, quindi che comprende in un certo qual modo 10 anni di vita, ecco, questo è un po' il senso. Il problema è uno, ed è questo: il piccolo imprenditore spesso ha la memoria corta, quindi nel momento in cui io una quota d'ammortamento la vado a dividere per 15 e non per 10, ma la forma corretta sarebbe per 15, voglio dire, non per 10. Ecco, nel momento in cui la vado a dividere per 15 avrò un costo di trasformazione, faccio un esempio, pari a 1 euro e farò tutta una serie di analisi anche di prezzo proprio in funzione di quell'euro. Il problema è che poi in bilancio, ecco, avrò a fine anno, cioè chiuderò un bilancio dove la quota ammortamento non è un quindicesimo, attenzione, ma è un decimo. Quindi probabilmente l'imprenditore che è stato avvertito precedentemente, poi che cosa fa? Si trova a essere convinto che magari stiamo intorno al pareggio o anche un leggero utile, dico un esempio, e quando si chiude il bilancio ci si trova di fronte a una perdita. Ma come è una perdita? Abbiamo sempre detto che eravamo inutili, abbiamo sempre detto che il prezzo di vendita andava a riconoscere i giusti margini. Ho capito, però se noi quella quota ammortamento, soprattutto quando sono quote importanti, le dividiamo per 15 in contabilità industriale e in contabilità, diciamo, analitica, quindi sul profitti e perdite, abbiamo diviso 10, nasce un problema. Io per esperienza, quando posso, cerco di farle collimare. E poi dopo 10 anni, se il macchinario è ancora in uso, sarà tutto grasso che cola, cioè toglierò quella quota dalle distinte base, dalla contabilità industriale e libererò margine.
proprio per evitare di non capirmi con l'imprenditore. Purtroppo bisogna sempre un po' mediare, ecco, un po' il discorso anche, mi rifaccio al discorso di prima sui cost driver, per come andare ad attribuire quelli che sono i costi fissi, ma anche lì l'imprenditore spesso e volentieri ci chiede il full cost e diventa complicato, perché non è detto che quel full cost poi rispecchi la realtà. Allora, prima di avventurarsi anche in certe risposte, o comunque avventurarsi, a mio avviso perlomeno, in certi tipi di calcoli, io cerco di essere, oltre che schietto, ma anche prudente, cerco di avere cautela, appunto, e cioè cercare di dare una foto di quella che è la realtà in quel momento aziendale. Quindi quant'è la quota di costo? Ma mi capita, perché c'era anche questo esempio qui portato avanti di caseificio, di fatto poi aveva anche una business unit che imbottigliava latte, con il reparto imbottigliamento lattici. Oltre al caseificio c'era poi tutta la gestione del latte fresco, da parzialmente scremato e intero. Considerate che l'impianto era in ammortamento per come quota 7 anni, adesso vado un attimino a memoria, ma ne viveva 14-15, insomma aveva comunque una capacità di vita utile pari a 14-15 anni. Bisogna cercare un po' di capirsi con il cliente e dirgli: o soffriamo un po' all'inizio con un costo industriale un po' più alto e poi ne godiamo appena il macchinario, diciamo, esce dall'ammortamento, oppure dobbiamo ripartire appunto per la vita utile, che in genere è più lunga di quella che può essere la vita civilistica, però dobbiamo saperlo, cioè, perché sennò poi rischiamo brutte sorprese appunto a fine anno. Penso di aver detto tutto, non so Pierpaolo se volevi aggiungere qualcosa prima di chiudere, sì, il webinar. Sì, al volo ho visto, chiedevano delle slide e dei fogli in Excel, assolutamente sì, sarà condiviso tutto, chiaramente anche con le formule, insomma, in chiaro, quindi c'è appunto tutto quanto, spero possa essere, insomma, di vostro gradimento. Per il resto no, posso limitarmi soltanto a salutarvi e soprattutto vi consiglio davvero di esserci la prossima volta e quell'altra ancora, perché vi assicuro ci divertiremo. Niente, io penso di aver detto tutto, quindi non mi resta che ovviamente ringraziarti per essere stato con noi. Ci vediamo appunto martedì prossimo con la seconda parte. Ringrazio ovviamente, prima di chiudere questo webinar, tutti coloro che hanno seguito questo incontro e hanno partecipato all'evento di stasera. Grazie di nuovo e buona serata a tutti. Grazie. Grazie mille, grazie. Grazie anche a voi, grazie Greta. Ciao, grazie. Ciao Pierpaolo, buona serata. Arrivederci, grazie.